Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Marco che ci farà vedere la costruzione di una mosca secca. Ma Marco, dimmi una cosa, ma tu le vendi anche se te le chiedono? Sì, qualcuno la vende. E per contattarti, chi le vuole vendere, chi le vuole comprare, Lo cosa deve trovi fare? su Subito. Subito.it. Sì. Va bene, adesso che cosa costruisci come prima mosca? Ma come primo mosca facciamo una sedge. Ci siamo trasferiti nel laboratorio di Marco, dove ha tutte le sue attrezzature e si sente ovviamente più a suo agio. Il cortile non era l'ambiente più adatto. Come potete vedere, ha parecchia attrezzatura. Marco si diletta anche nella costruzione di guadini e di piccoli contenitori in cuoio. Chi avesse materiale da costruzione che non utilizza più, se vuole disfarsene, può contattarci e inviarcele. Grazie. Bene, iniziamo a vedere la costruzione. Allora, con un amo del 14, filo di montaggio, va bene qualsiasi. In questo caso usa un filo bianco, si va alla curvatura dell'amo, si costruisce un'asola, dopodiché si ritorna verso l'occhiello. Un po' di pelo di cervo pareggiato. Sull'asola, sul filo si mette un po' di cera. Dopodiché il gioco è fatto. Si fa girare il pelo, con le dita lo si piega un po' all'indietro per dargli la forma corretta. Dopodiché si può iniziare ad avvolgerlo sull'amo, dalla curvatura verso l'occhiello, sempre portando il pelo indietro. Bene, arrivati a circa tre quarti dell'amo, si ferma l'asola e si taglia l'eccedenza. Una sistematina e si comincia a togliere un po' di peli nella parte inferiore della mosca. Una sistematina, una spazzolata giusto per dare un'occhiata. Due ali di gallina. Mi dava il pelo di cervo un pochettino stropicciato. Fa la misura. È meglio farlo un po' generoso, perché quando sono bagnate poi si rincioriscono. Per cui, perché se si lasciano un pochino più grosse, fatta la misura più o meno, si vanno a montare una alla volta.
del cervo nero, strappando alcuni peli, ci si prepara per fare le antenne. Prende la misura, più o meno lunghe quanto il corpo, e dopodiché si inizia a montarle. Prepara un'altra giolina, un po' di cera e poi l'inserimento di altro pelo di cervo beige. Bene, si può cominciare ad arrotolarlo. Anche qua andrà tirata tutto indietro. Vogliamo. Durante l'operazione di avvolgimento, avere sempre cura di portare il pelo di cervo verso il vetro con le dita. Vediamo. Si fissa la giolina, la recinenza, dopodiché effettuare il nodo di chiusura. Marco ne fa tre. Montaggio, una sistematina, ora basterà un goccino di colla sulla testina, viene colorata con un pennarello nero e praticamente la sedge è finita. Ultimi ritocchi, una corciatina sempre nella zona inferiore, apriamo bene l'occhiello per non lasciare dentro pezzi di pelo. E la mosca è pronta. Mosca leggerissima, galleggiantissima, non frulla, però la caccia è un set. Direi che è venuta veramente bene. Proporzioni sono precise. Bene, allora tu queste mosche le hai provate? Questa sedge l'hai provata? E? Galleggiano bene, funzionano. Ma anche in acque piuttosto mosse? Sì. È una sedge caccia. Ma ingrassi, non ingrassi? Si può ingrassare e non galleggia il cervo, galleggia comunque. Due lanci asciutta.
e non frulla perché le ali non sono, perché le ali non sono rigide. Anche se è una mosca abbastanza voluminosa, non frulla. Ma funziona anche in acque piatte. È una bella moschina, bella leggera. E funziona. Carissimi, vi ricordo che su subito.it si possono trovare le mosche di Marco e chi fosse interessato potrebbe anche decidere di acquistarle. Bene, poi la prossima volta cosa faremo? Ma non si sa. La formichina? Quante sono queste mosche? 108. 108, una scatoletta da 108 mosche. Questa è in vendita? Sì, subito. A quanto? 50 euro. Ma sono mosche importate, poche ne fa. 108 mosche a 50 euro. Tirato fuori da. Non ci resta che andare a provare la Sedge. Andiamo giù la Roggia Castellana e proviamo. Dopo pochi lanci, ecco la prima bollatina, strike. E Marco è andato in cattura. Ragazzi, qui cavi d'anelli, niente mostri, è solo per provare. Che hai fatto oggi? Liberiamo il pesciolino ed ecco la Sedge utilizzata. Secondo strike, avete visto la bollata e la ferrata. Cave d'anello sempre con la Sedge. E prontamente liberiamo. Ed ora un bonus speciale. La tricolor dell'amico Gianfranco. Prego notare che è viva.